Acqua, fattore di vita. Non solo come elemento essenziale alla vita stessa, ma anche come ambiente, con la miriade di habitat e di esseri viventi ad essa collegati. A partire da tutto ciò che è nascosto sotto il pelo dell'acqua, come gli organismi microscopici, formati da una sola cellula, o gli organismi pluricellulari, come le alghe. Ma anche il plancton, di dimensioni piccole o addirittura microscopiche. A noi però interessano creature ben visibili ad occhio nudo, come gli scattanti corissidi, i gammaridi, piccoli crostacei che ricordano dei gamberi, i ditischi o le larve di tricottero, che vagano incessantemente sui fondali alla ricerca di cibo. Oltre agli insetti e ai crostacei, ricordiamo gli anfibi, che passano la prima parte della loro vita sott'acqua, ed ovviamente i pesci. Un numero incalcolabile di specie viventi che abitano gli stessi ambienti, a volte come predatori, ma più spesso come prede. Uno degli ordini molto interessanti è quello degli odonati. Sono quegli insetti che comunemente chiamiamo libellule o damigelle. Anche loro passano la prima parte della loro vita sott'acqua, mentre da adulti sono degli insetti volanti meravigliosi, come questo maschio di Calopteryx splendens. Esso fa parte delle damigelle, o meglio, del sottordine Zygoptera. Qui possiamo vedere la femmina, di colore verde e senza pigmentazione evidente sulle ali. Una femmina di Ortetrum albistilum, una libellula, o sottordine Anisoptera. A seconda del movimento dell'acqua, si differenziano anche le specie che ci vivono. Infatti, spesso, le creature che vivono in acque stagnanti non vivono in acque a lento scorrimento, come fiumi e canali, e ancor meno in quelle a carattere torrentizio. Anche per gli odonati spesso vale questa regola. Quindi difficilmente troveremo specie che vivono sui torrenti montani presenti nelle acque calme di pianura. Veniamo ora alla differenza fra le libellule e le damigelle. Come potete notare, in questo giovane maschio di Ortetrum cancellatum, nelle libellule, quando riposo, le ali sono distese orizzontalmente. Lo stesso vale per questa Sympetrum sanguineum. Altra differenza riguarda gli occhi, che nelle libellule sono quasi unite nella parte superiore della testa, ben visibili in questo maschio di Ortetrum albistilum. Nelle damigelle gli occhi sono distanziati e le ali poste verticalmente rispetto al corpo. In questo esemplare di Pirosoma ninfula è ben evidente. E ancor meglio in questa inquadratura di Platycnemis pennipes. Gli occhi sono compositi e formati da ommatidi, che in alcune specie possono raggiungere il numero complessivo di 56.000 unità. Come abbiamo detto, la prima parte della propria vita gli odonati la passano in acqua e anche in questo stadio risultano essere voraci predatori. Andiamo ora ad osservare il ciclo vitale della Calopteryx splendens. Le larve vivono esclusivamente in acque correnti, di rogge, canali e fiumi, ma non in acque fredde, come i torrenti di montagna. Esse dimostrano una chiara preferenza per un substrato di ciottoli, rispetto alla sabbia o al limo, con la presenza di supporti vegetali a cui aggrapparsi, sia per la caccia, sia per evitare di essere trascinati via dalla corrente. Trascorrono l'inverno nascoste sotto uno strato di fango e residui,
da cui emergono in primavera. La colorazione delle larve, come potete vedere, non è sempre uguale. Esse tendono ad aggrapparsi a steli in prossimità della superficie, dove possono trovare le proprie prede, come le larve di zanzara e piccoli gammaridi. Quando sono pronte a mutare, in esemplare adulto, escono dall'acqua, arrampicandosi su qualche stelo d'erba o su qualche pianta situata nei pressi del corso d'acqua. Il processo completo di muta può durare anche un paio d'ore. Ed ecco, stanno per uscire le ali. Al momento hanno la forma di quattro cilindri zigrinati, ma si estenderanno quando verrà pompata l'emolinfa al loro interno. Dopo le ali, le zampe. E per finire, l'addome. Bene, ora non resta che distendere le ali ed asciugarsi prima di spiccare il volo. Ed eccoci pronte a nutrirsi. È passata la fase di maturazione a cercare il compagno per dare inizio alla prossima generazione. Anche il maschio è pronto e la sua territorialità lo dimostra. L'avifauna presente si fa sentire, sia con l'imponente presenza che con il canto melodioso. I piccoli pesci si muovono sotto il pelo dell'acqua, attirando l'attenzione di potenziali predatori, come il martin pescatore. Anche le libellule sono in allerta. Le ali sono supportate da venature poste su piene differenti, in modo tale da essere più robuste. Come precedentemente detto, gli occhi sono composti da ommatidi di forma approssimativamente esagonale e sono particolarmente sensibili alla luce ultravioletta. Si può quindi ipotizzare una simulazione della vista di una libellula durante il volo. Un volo che a volte ha aspetti acrobatici. Torniamo dalle nostre damigelle. L'accoppiamento è preceduto da un caratteristico rituale di corteggiamento. Non appena compare una femmina, il maschio prima incurva verso l'alto l'apice dell'addome. Successivamente le si avvicina e la sorvola con un volo di corteggiamento circolare e ondeggiante, a cui segue l'accoppiamento. Il maschio ha precedentemente portato gli spermatozoi dalla parte terminale dell'addome, dove è presente l'apparato genitale, al secondo segmento dello stesso, dove è presente l'apparato copulatore, e dove vediamo congiungersi la parte terminale dell'addome della femmina. Se tutto va a buon fine, la coppia forma una sorta di cuore. Terminato l'accoppiamento, il maschio si stacca e la femmina è pronta a deporre. Le uova sono deposte nell'acqua,
sulle foglie di piante acquatiche a un giovane e teneri rametti, provocando piccoli spacchi mediante il robusto ovopositore. In alcune specie, nella fase di ovideposizione, non vi è la separazione fra maschio e femmine, come possiamo vedere in queste coppie di Erythroma lindeni e Platycnemis pendites. La nuova generazione è pronta, ed ora è possibile riposarsi un po'.